Ragazzi, io sono Mr. Bear e oggi purtroppo vi devo informare che Briller non ci sta perché niente, è impegnato e niente voleva. Io sono ancora vivo e quel maledetto Mr. Bear non apparirà più sul mio canale. Scusatemi, come sempre, sono tornato oggi perché l'altro ieri, anzi non per tanti motivi, a parte il fatto che voglio farmi un bel video, ricevo sempre delle domande stupide e ho chiesto apposta. Fatemi tutte le domande stupide che vorreste che io rispondessi a cui queste domande. Ho perso la frase, però avete capito. Quindi iniziamo con queste frasi. Io mi sposto qua e adesso iniziamo con queste domande. Numero 1. In America sono disponibili film italiani, ovviamente doppiati in inglese. Se sì, sono apprezzati. Come te lo dico senza deludere? Come te lo dico senza deludere? Come te lo dico senza deludere? No. Numero 2. È molto frequente il bullismo nelle vostre scuole? Se sì, come lo affrontate? In più, nel film c'è lo stereotipo che il bullo sia sempre il capitano o un giocatore della squadra scolastica. È vero? Oppure è solo uno stereotipo? Allora, il bullismo è una cosa grave, che esiste naturalmente. Penso esiste in tutti i paesi del mondo. Penso che l'America fa sempre film che si sfolgono nei licei e esagerare o no questa cosa. E quindi poi sembra che gli americani hanno questo problema grossissimo di bullismo. Ed è anche di solito un giocatore di football che è il bully più grande. Quindi ha ragione. Però sì, è uno stereotipo, nel senso non è che per forza succederà, ma non è nemmeno che non succede mai. Penso a volte è la risposta giusta. Numero 3. Credi che il fatto che vi autodefiniate americani invece che statunitensi un po' come se noi ci definissimo europei e non italiani sia causa di semplice e ingenua abitudine o del vostro smisurato ego? Tu hai chiesto questa domanda con ego, signore Chianese. Il paese si chiama gli Stati Uniti di America. È l'unico paese che ha la parola America nel nome. Tra l'altro, non esiste un aggettivo statunition o qualcosa del genere in inglese. Abbiamo soltanto americani. E non penso sia così grave e non penso che è ingenua abitudine o smisurato ego. Penso semplicemente che sia una manifestazione del linguistico. E comunque ho già fatto tutto un video su questo discorso se vorreste vederlo. Quindi l'argomento che volevo mettere in discussione oggi è l'uso della parola americano per descrivere una persona che è nata negli Stati Uniti. Numero 4. Questa è una domanda stupidissima, grazie, ma vorrei saperlo. È vero che in America i pacchetti di patatine sono pieni fino all'orlo? Perché qua, quando le apri, iniziano da metà praticamente. È uguale da noi. Sembra una busta d'aria e basta con tipo 4 patatine. E rimango sempre deluso, quindi questa cosa esiste in tutte le parti del mondo. Bella domanda, grazie. Numero 5. In America sono tutti obesi. Intendi tutti letteralmente? Perché non sono obeso. Non sono obeso. Però sì, cioè, molti americani sono obesi. Ci piace McDonald's. Ci piace Burger King, ci piacciono le torte, ci piacciono i snacks, junk food, eccetera. Scusateci,
Scusateci. Gli americani razzisti si rendono conto che il loro popolo è nato esclusivamente da immigrati che hanno strappato la terra e determinato un'etnia. Non penso che ci pensino così spesso. Sarebbe anche, potrebbero essere definiti europei se prendiamo questa linea di ragionamento. Comunque, ecco. Numero 7. Quando ascoltate qualcuno che parla veloce, capita anche a voi di sorridere e annuire o limitarsi al yeah, yes. Sperando non sia una domanda. Fai a te stesso questa stessa domanda per l'italiano. A volte ti capita, probabilmente molto raramente, quasi mai succede. Ogni tanto non capisci qualcosa che stanno dicendo, quindi devi dire tipo sì, anche se non hai capito. Anche in inglese questa cosa succede. E tra l'altro la cosa che voglio sottolineare è che l'inglese non è una lingua veloce, è solo che non sei abituato. L'italiano, quando l'ho sentito per le prime volte, stavo pensando tipo, oh mio Dio, quanto parlano veloce in italiano e parliamo così lento in inglese. È una sensazione di sentire altre lingue. Basta! Numero 8. Gli americani sembra che non si facciano problemi ad andare a letto con persone che appena sono conosciute, come è vista la sessualità in America. Per noi in Italia non esiste che appena si conosce uno si faccia una sveltina, anche se molto spesso capita. Quindi ha detto, per noi in Italia non esiste, anche se molto spesso capita. Quella parte mi ha confuso, signora Martina, signorina. Però non lo so, sinceramente, tipo, dipende dalla persona. Se conosci una ragazza che vuole farsi una sveltina e tu lo vuoi fare, capita. Non deve essere nella telegiornale la prossima giornata. La vita va avanti ed è finito. E non lo so, c'è ovviamente un mondo che in inglese diciamo slut shaming, tipo vergogna alle troie, però non è così grave e non è tipo qualcosa di cui preoccuparsi, diciamo. E la domanda seguente è, le ragazze in America sono più facili di quelle italiane? Di nuovo, meglio non rivelare questa risposta. Ultima domanda, ci sono canzoni italiane famose negli Stati Uniti, anche canzoni vecchie? E c'è stata una canzone italiana tormentone negli USA, ok, almeno un po' si sentiva negli ultimi anni. Come rispondere senza non deludere? Non proprio, no. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video come sempre e iscrivetevi al mio canale se vi piacciono contenuti del genere. Non così belli, ma decenti se sei annoiato. E per il resto ragazzi, se vediamo alla prossima, è stato un piacere. Peace!